Allora, grazie Presidente. Io oggi intervengo perché non vorrei ovviamente illustrare la delibera perché lo ha già fatto l'assessore Montuori, ma vorrei cogliere l'occasione, diciamo, della trattazione di questa delibera per riflettere sulla situazione dell'urbanistica a Roma. Purtroppo noi, devo dire, sono ormai quasi 5 anni che amministriamo questa città e sicuramente non è questo il primo caso che ereditiamo dal passato. Gran parte del tempo noi l'abbiamo investito con la Commissione, con l'assessore, con l'assessorato, con gli uffici, a ripercorrere un procedimento che viene da molto lontano, come dice l'assessore, e che non sempre ha avuto degli sviluppi regolari. Molti strumenti urbanistici che si sovrappongono, anche procedure amministrative differenti che si accavallano, tutte ad insistere su un unico fazzoletto di terra. Io parlo personalmente perché devo ricordare di essere stata una consigliera di opposizione nel municipio 14 e quindi nella passata consigliatura ovviamente, quindi questo procedimento l'ho seguito anche quando ero consigliera di opposizione e noi come gruppo del Movimento 5 Stelle con il consigliere Marco Terranova ovviamente eravamo contrari a questo intervento perché è un intervento che prevede la costruzione di un centro commerciale, che prevede la costruzione di molte palazzine residenziali, che porterà in quell'area, in quella zona, un carico urbanistico notevole. Parliamo di oltre 1000 abitanti che si andranno ad insediare su un territorio che non è in una situazione idilliaca ad oggi. Conoscendo il territorio già all'epoca, ovviamente, e abitandoci anche, tra l'altro, sapevamo le difficoltà dei cittadini quotidiane nel raggiungere le scuole, la stazione ferroviaria e sicuramente ritenevamo che non fosse opportuno prevedere ulteriori insediamenti in quell'area se prima non fossero state fatte le dovute trasformazioni in merito alle opere pubbliche e alle infrastrutture che mancano in quella zona. Cosa è cambiato? Che quando siamo poi diventati maggioranza, e questo lo spiego anche a beneficio di chi dice che a volte il movimento cambia opinione, cambia atteggiamento rispetto alle cose, noi non è che abbiamo cambiato atteggiamento, opinione, perché continuiamo ad essere di fatto contrari, ma non all'intervento in sé, diciamo contrari all'espansione di una città che ha visto soprattutto nelle periferie crescere gli insediamenti abitativi e poi arrivare dopo tanto tanto tempo le famigerate opere pubbliche, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Noi siamo andati a rincorrere gli impianti di illuminazione, le fogne, le strade, proprio perché dobbiamo ricucire, fare opere di ricucitura nelle nostre periferie. Però, essendo ovviamente al governo del territorio, ci rendiamo conto che sia necessaria una continuità amministrativa. Non è che cambia amministrazione e d'amblè, da un punto all'altro, si fa tabula rasa di tutto quello che ci ha preceduto. Quindi in questi anni abbiamo cercato di raddrizzare, come diceva anche l'assessore, un procedimento nato forse non in maniera corretta, anche sostituendo il piano di recupero che non era stato perimetrato nel piano regolatore del 2008 con uno strumento urbanistico diverso, il programma integrato che è più adatto, e abbiamo anche e soprattutto rimesso in ordine la questione dell'autorizzazione unica che era stata data dal SUAP al centro commerciale senza probabilmente avere un collegamento diretto, diciamo, con il Dipartimento di Urbanistica, che è quello che si dovrebbe occupare della pianificazione del territorio. Detto ciò, poi magari interverrò dopo perché ho presentato anche un ordine del giorno. È ovvio che quello che a noi sta a cuore è portare avanti le istanze dei cittadini, perché anche nel corso degli incontri
del processo partecipativo che ci sono stati in questi anni, che sono previsti dalle norme tecniche del piano regolatore e che seguono quanto è regolato dal processo di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana, i cittadini hanno sempre sottolineato la necessità di intervenire su quell'area dotandola di opere viarie, di strade che ad oggi mancano. Quindi noi abbiamo cercato di portare avanti questo strumento dando sempre e comunque la priorità alle opere pubbliche, non solo quelle previste da questa delibera che sono state citate dall'assessore, ma parallelamente, grazie, lo devo dire, anche all'intervento della Presidente Agnello, nella Commissione Lavori Pubblici abbiamo cercato di mandare avanti l'opera dell'Esperia Sperani, il collegamento Casorezzo-Sperani che ricade, è l'opera pubblica numero uno del PRU ex articolo 11 Parmarola-Selva Candida, che è fondamentale perché unisce tutto quel quadrante, tutto quel settore con la stazione ferroviaria di Poggio degli Ottavi. Quindi chiudo, perché mi sono dilungata, per dire che sicuramente non è stato un lavoro semplice. In questi anni abbiamo cercato veramente di fare il massimo in merito a questa procedura. Un po' di rammarico, devo dire, c'è, perché siamo quasi allo scadere di questa consiliatura, arriviamo, diciamo, un po' al photo finish e siamo qui ad adottare uno strumento urbanistico, quindi siamo ancora lontani, e questo bisogna dirlo ad onor del vero, a tutti i cittadini che ci ascoltano, che non è che da domani partono le opere pubbliche. Qui siamo in fase di adozione dello strumento urbanistico e quindi ci vorrà ancora del tempo. E quindi, insomma, è ovvio che è un primo passo, le cose sono state rimesse in fila. Però, insomma, è anche giusto, secondo noi, dire ai cittadini quello che gli aspetta, perché aspettano da tanto e l'attesa non si è conclusa, ci vorrà ancora del tempo. Grazie.